Benvenuti a una nuova puntata dei nostri Mindset Podcast. Io sono Cristina Tripodi. E io sono Giulia Ledda. Continuiamo a intervistare e conoscere le nostre colleghe per la nostra rubrica Donne che ispirano. Questo mese abbiamo il piacere di ospitare Nadia Rosato, una delle nostre esperte dell'area SAP, con noi in azienda da circa un anno. Benvenuta Nadia. Grazie e grazie per avermi invitata. Ci raccontavi un po' in preparazione di questa chiacchierata che prima di lavorare nella consulenza lavoravi in tutt'altro settore e questo cambio di rotta ha generato in te nuovi stimoli, nuova linfa. Ecco, ci racconti come hai affrontato questo percorso? Sì, io ho lavorato per parecchi anni in un ambito completamente differente ed era un lavoro, tra altre cose, molto ben pagato, che però non mi dava nessuno stimolo e quindi avevo veramente tanto sentivo la necessità di cambiare. E ad un certo punto ho ricevuto un'offerta da un'importante società di consulenza e ho iniziato tutto da capo, e quindi con tante difficoltà dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista anche dell'apprendere e dell'entrare in un mondo che era completamente diverso da quello che avevo conosciuto fino a quel momento. E i primi anni ho studiato tantissimo, e dando sfogo a tutta la mia curiosità e a tutte le mie capacità e accettando tanto i consigli con umiltà da chi mi stava accanto e chiedendo aiuto molto spesso e accettando tante sfide professionali, in particolare la possibilità di entrare su progetti internazionali e nell'ambito delle Nazioni Unite, che mi ha portata a fare una grandissima esperienza e anche a viaggiare tantissimo nel mondo e conoscere diverse culture, ma soprattutto di crescere, sviluppare competenze e trovare la mia strada in un nuovo ruolo. E a distanza di tanti anni non mi sono mai pentita, è un lavoro che mi piace sempre e che mi dà ancora tante soddisfazioni. Ecco, a parte bellissima la parte sul chiedere aiuto, che è una roba non scontata secondo me, ma che dovremmo imparare un po' tutte e tutti a fare. E anche un po' la formazione continua. Esatto. È un messaggio molto importante. E proprio in virtù di questo immagino che appunto cambiando poi rotta, entrando anzi nella consulenza, abbia dovuto un po' interfacciarti, no, con il work life balance, con un cambiamento di work life balance. Ecco, secondo te oggi quanto è difficile, specialmente per noi donne, riuscire a mantenere un equilibrio corretto tra vita professionale e vita privata? È tanto difficile e questo per uomini e donne, e perché viviamo una società complicata, in città complicate e con un lavoro molto molto impegnativo e tanto dinamico, veloce, e sicuramente per le donne anche più complicato, e soprattutto ovviamente quando decidono di farsi una famiglia o anche semplicemente di stare vicino alla famiglia di origine, anche se non si hanno figli, ovviamente con figli ancora di più. Quindi nel corso degli anni le aziende stanno facendo tante iniziative per diciamo aiutare mamme, papà nell'affrontare questi periodi così complicati, però è un equilibrio tanto difficile comunque da raggiungere e ci vuole tantissima, credo, forza di volontà e organizzazione e gestione delle priorità. E fissarsi degli obiettivi anche qui a livello anche personale, cosa non sempre facile da gestire, ma mai mollare. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non possono, diciamo, conoscerci visivamente, ma in questo momento sei la quota bionda di questa chiacchierata, no? E scherzosamente tu stessa hai descritto questa tua battaglia contro questo stereotipo. Purtroppo però non è, tra questo ci sono tanti altri stereotipi che ci accompagnano nella vita appunto quotidiana di noi donne. Secondo te però sta cambiando o è cambiato qualcosa rispetto al passato? Sicuramente è cambiato. Rispetto a parecchi anni fa, dove essere donna, bionda per ridere, ma comunque in generale donna,
in questo mondo che era prettamente maschile, e non era semplice né con i clienti né con i colleghi. E sono sicuramente cambiate le cose negli ultimi anni, credo di essere stata anche forse particolarmente fortunata, un po' perché ho lavorato tanto su progetti internazionali dove invece l'attenzione alla gender equality era fortissima, ma anche in Italia, e forse perché ho avuto colleghi e capi che riconoscono la competenza delle donne, anche se ancora c'è da fare. C'è disparità di trattamento economico, a volte anche diciamo nel modo di porsi nei confronti di una donna. E, la mia ricetta per quello che posso fare, diciamo, a livello personale, è sicuramente continuare a fare quello che ho sempre fatto, e cioè mantenendo gentilezza, educazione, ma tanta tenacia nel dimostrare le mie competenze e nel non subire quando capita di non essere trattate magari in maniera adeguata. Esatto, in maniera equa. Esatto. Succede, è vero, purtroppo, ancora molto spesso. Chiudiamo con una domanda che è una tradizione ormai qui in questo podcast, cioè: esiste una donna che sia viva, morta, reale, di fantasia, che conosci direttamente o indirettamente, a cui ti ispiri? Una donna c'è, ed è una persona assolutamente comune. Una mia amica da 20 anni che lavora nel mio stesso ambito e che ammiro incredibilmente, perché è stata capace di crescere tanto professionalmente in un ambiente molto maschile, facendo rispettare le sue idee e veramente raggiungendo ottimi obiettivi dal punto di vista della soddisfazione professionale. E allo stesso tempo è riuscita a crescere 2 figli, e lo fa in maniera tanto tanto attenta, continuando a portarli mostre, cercando sempre di sviluppare e di sostenerli nel conoscere nuove cose, non soltanto su iPad. E allo stesso tempo è una persona che riesce a stare vicina e alle sue amiche, alla sua famiglia, e mantenere le sue passioni, mantenere la sua femminilità, e a distanza di 20 anni ancora non sono riuscita a capire come faccia. Wonder Woman. Sì, utilizziamo magari questa occasione per uscire allo scoperto. Amica di Nadia, per favore, dici come fai. Sì, infatti ti ringraziamo, Nadia, per innanzitutto essere stata qua con noi, averci fornito un po' le tue ricette, come l'hai chiamata tu stessa, e anche a darci un po' spunti di riflessione, come abbiamo detto prima, sulla formazione, e anche questa piccola perla delle amiche sul mondo del lavoro, che non sempre è scontato. Assolutamente no. E grazie mille per questa opportunità. E noi ci sentiamo al prossimo episodio dei Milkshake Podcast.